veut dire à mon point que substance céleste que. And that's what they're wanting to see. You know, then show us something big. E quello che volevano vedere, Gesù facci vedere qualcosa gigantesco. Like, you know, like a miracle. You know, deliverance is not big enough. You want something bigger than that? Liberazione, miracolo non è abbastanza. Vuoi ancora altre cose più grandi? Well, the truth of the matter is, even signs, the signs from heaven would not be enough for these people. E fatto, la verità è anche quel segno dal cielo non cambiano loro a credere. Number two, let's look at this group, this denial group. Questo secondo gruppo è quello gruppo che negano tutto. By the way, if you don't have the sermons, they're on the back table. Make sure you. Per favore, se non hai la predica, sta dietro. English and Italian on. C'è italiano, c'è inglese. Look, this second group, this denial group. E questo gruppo che negano ogni cosa. First of all, they say, well, he's got to be Beelzebub. E prima di tutto hanno detto, guarda, questo potere non può venire oltre che da Beelzebub. Now this idea of Beelzebub came from an Old Testament story. E questa idea di Beelzebub viene da mentalità antica, del Vecchio Testamento. It comes from 2 Kings chapter 1 and where Azariah the king. Hanno copiato questo in secondo la il re secondo re 1:3 quando il re stava male. He needed to be healed. E questo re stava male, ha bisogno di essere guarito. Instead of calling on God for healing, anziché di chiamare il Signore per guarirla, they consult the god of Baal, his name was Beelzebub. Ha dovuto chiedere di consultare il dio di Ekron per consultare se lui poteva guarire. So, in other words, instead of calling God, they call on this god from the gods of Baal. Anziché di pregare al Signore o consultare al Signore, no, sono andati a consultare questo dio di Ekron. And after this event, the Jews began to call the devil Beelzebub. It was just kind of a common phrase. Dopo questo evento, perché fu il dio di Ekron, si chiamava Beelzebub. Now it comes from really the Beelzebub comes from really two different words. E questo nome Beelzebub è venuto da due è composto da due parole. Baal is a form of the word Baal or God. They're small allora, G, you know. Baal come se fosse un certo modo Dio. And Beelzebub has two meanings. Zebu ha due significati. It's one of those words where the phonetics are so close that you can't distinguish what you're really saying sometimes. È questo tipo di parola che ha fenotipo molto molto simile. So and you might be saying flies. Può darsi che stai dicendo mosca. Or you might be saying dumb. Può dire secco. So you know, so when you say Beelzebub, they're saying Lord of the flies or Lord of, you know, because the phonetics are so close. Perché they made a joke out of it. Loro stavano giocando su questa parola Zebo perché ha questo fenotipo molto simile. Quindi se non sai come li pronuncia diventa mosca. Se non sai come li pronuncia diventa cerco. And it became an offensive remark. E infatti quando si usavano questo dovrebbe combattere contro se stesso e dividere il suo regno, ma questo fa senso? No. Now that's the obvious thing that we would all see right away. Questo ovvio. And secondly, he says the charges were self-incriminating. Ha detto che quello che loro stanno accusando lui erano autoincriminanti. Because in chapters 9 and chapter 10, Jesus sent out the 12 disciples and the 70, and they did the same thing. E in capitolo di Luca 9 e 10, Gesù diceva, io pure ho mandato i miei discepoli, hanno fatto tutto questo miracolo prodigio, hanno fatto. And so how could their work that you thought was okay differ from mine, which you don't think is allora, come puoi pensare quello che i miei discepoli hanno fatto vanno bene e la mia viene da demoni?
And the opposite, the contrary is true, that Jesus' miracles show that the kingdom of God was and is present, not the kingdom of Satan. Allora, in contrario, il miracolo di Signore dice una cosa, che parabolo di un uomo forte. And it's a parable of the strong man. Infatti, questo parabolo è un uomo forte. Okay, here Jesus is pictured Satan as having a strong house. E così Gesù fa fotografie, immagine come Satana ha a casa forte. He's got armor. Armatura forte. He's got guards guarding his palace and possessions. Guardiano che guardi sua posizione nella sua palazzo molto forte. And Jesus invades his territory. Allora Gesù invade quel territorio di Satana. Destroys his armor. Lui ha distrutto la sua armatura. Destroys his weapons. Allora le sue armi. And claims his possessions. Ha preso tutti i suoi possedimenti. And you and I that he is claimed. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus has claimed the possessions that were controlled by the enemy because he's stronger. Perché Gesù ha vinto, ha preso possedimento che è suo da quella Satana perché Gesù è più forte di Satana. I remember being.